Con una difesa da inventare, con solo 3 centrali disponibili, il Pescara domani sera affronterà il Bari nel posticipo di Serie B. Non ci saranno in casa biancazzurra né Bovo né Balzano. Poi gli impegni delle nazionali che priveranno Zeman di Capone e Benalì davanti. Del Sole invece è a disposizione perché con la sua nazionale non ha giocato e dunque scenderà in campo presumibilmente contro i Galletti di Fabio Grosso. Bovo c'ha problemi al ginocchio, come sempre, e Balzano ha problemi al tendine d'Achille. Capone deve giocare un'altra partita, quindi non torna. Benalì dovrebbe giocare oggi e se gioca oggi, domani non può essere pronto. E Del Sole è tornato, riposato perché non ha giocato. Io ripeto, come mediano, in questo momento Cioccalaro e Canutè, che sono due ragazzi di prospettiva. Poi se c'è bisogno posso utilizzare anche Brugman. Io spero che non ci sarà bisogno e che farà il suo ruolo dove può aiutare più in fase offensiva la squadra. Bari che in casa fa davvero paura. 18 dei 20 punti conquistati al San Nicola. Si attende il pubblico delle grandi occasioni. Il Pescara proverà a contenere la forza offensiva di Galano e Improte soprattutto. Bari è buona squadra, penso che ha delle ambizioni per fare campionato di vertice. Attualmente hanno 3 punti più di noi. Una squadra che in casa rende tanto, fuori magari no, anche se gli attaccanti sono uguali. In casa sono pericolosi e finché fanno risultato penso che è buono. Il problema loro forse è oggi in fase difensiva, non so se ci sarà Gionberg che ha giocato ieri contro Ucraina. C'è Cigalano e Improta che fanno gol, sono due sicuramente da guardare. Un passaggio Zeman lo dedica anche all'allenatore dei Galletti pugliesi, Fabio Grosso, l'abruzzese Fabio Grosso, che ammette avrebbe voluto anche qualche anno fa a Lecce. Grosso ha fatto bella carriera, penso che pure noi l'abbiamo cercato, non mi ricordo con che squadra, però già era troppo bravo per le mie squadre. Non poteva mancare un passaggio sulle nazionali. Non c'è problema e sono contento che mi vanno in nazionale. E quella sulla nazionale maggiore, sconfitta contro la Svezia, anche se Zeman ammette di non aver visto la gara di Stoccolma. Non l'ho vista, vero? Stai sul bar. Dormivo, stavo male. Non mi sorprende, nel senso che negli spareggi può succedere di tutto e poi Svezia fisicamente è una buona squadra.